Una Sardegna del futuro potrebbe essere una Sardegna che coniuga il passato, la Sardegna dei nuraghi, che coniuga il presente, cioè lo stare bene, il vivere bene, l'isola dei centenari, con appunto il futuro e quindi qualche cosa che ti permette di sperimentare in parte il futuro e quindi avere una specie di mega città della scienza, come la vogliamo chiamare, una struttura dove chiunque venga, visitatore, turista da tutto il mondo, possa toccare con mano in questo posto quelli che potranno essere. Per esempio, alcune degli sviluppi futuri della scienza e della tecnologia. Quindi vedere contemporaneamente il passato e intravedere possibili futuri, questo ti permette di fruire al massimo di un posto che di per sé già è bello. Come sarà la Sardegna di domani? Dove ci porteranno le strade che scegliamo di prendere? Cosa c'è davanti allo specchio che riflette il passato e guarda il futuro? Prospettiva 2030 è il programma di Matex TV che intervista le persone di oggi per capire la Sardegna di domani. Per la Sardegna c'è una stagione da immortalare. È l'estate del 1990. In quella precisa fase storica l'isola si trova un bivio. Da una parte c'è una società che sta cambiando, con una nuova classe sociale, uscita da un'atavica situazione di mobilismo, dall'altra il solito immenso problema dell'isolamento. La politica per una volta ha un'idea geniale: far nascere in Sardegna un centro di ricerca che vinca l'isolamento grazie alle nuove tecnologie. Viene fondato il CRS4. Tra le eccellenze strappate al CERN di Ginevra con Carlo Rubbia c'è Pietro Zanarini, bolognese, fisico di studi, ma con un'indole piuttosto informatica, e la terra isolana diventa punto di riferimento del panorama mondiale. Cosa successe nel 93? Nel 93 il CRS4 era già nato, adesso facciamo magari un piccolo passo indietro, perché io dicevo nell'89 è nato il web e nel 90, io all'inizio del 90 ero ancora al CERN, era l'ultimo anno in cui mi trovavo al CERN, praticamente ci sono stato dall'82 al 90 e a questo punto diciamo mi chiama e questo direttore che dicevo della divisione informatica Paolo Zanella mi dice ascolta, qui ho ricevuto una telefonata curiosa, diciamo, ci sono dei sardi, dei politici sardi, anche il presidente della regione, degli assessori e così via, che hanno cercato me perché vorrebbero in qualche modo che li aiutassi a convincere Rubbia a diventare presidente di un centro che vogliono aprire. Ho capito che vogliono fare un centro sul supercalcolo, questa era una parola chiave, diciamo, che allora andava molto, c'erano diciamo le keyword e su un centro di ricerca, diciamo, stile quello che proponeva il ministro Ruberti, cioè un parco tecnologico più di un centro, no? Quindi un assemblare centri di ricerca e anche in prospettiva industrie per creare veramente una struttura, diciamo, come obiettivo finale, ma chiaramente irraggiungibile, è la Silicon Valley oppure il Sophia Antipolis in Europa. E quindi dissero, ma andiamo al CERN, che al CERN probabilmente queste cose le capiscono, e quindi vennero questi politici, Zanella mi dice, stanno arrivando questi politici, fai una cosa, puoi partecipare anche tu alla riunione, così gli fai vedere alcune delle cose che stai facendo. Io lavoravo con computer grafici allora, ma sofisticatissimi, diciamo, erano workstation grafiche, che erano, ce l'avevano in due o tre posti al mondo, quel tipo di tecnologia grafica 3D e così via. Quando mi chiese Zanella di mostrare qualche cosa, chiaramente mostrare le classi che demo, che però su quelle macchine erano molto impressionanti, facevano veramente un bel effetto, cioè si capiva la potenza dell'hardware in questo caso con la potenza del software che noi avevamo scritto per queste macchine, come permetteva di vedere cose che uno fino a quell'epoca non aveva mai visto. Quindi feci queste demo, diciamo, questi politici, mi ricordo che c'erano l'allora presidente della regione, credo fosse Floris, c'era il futuro presidente della regione, allora credo fosse assessore alla industria Cabras, c'era un altro assessore, Franco Mannoni,
e altre persone. C'era l'ingegner Teofilatto della Texo, che era un partner, diciamo, tecnologico. La Texo è una società collegata con l'IBM, che l'IBM diventò poi il primo socio privato, diciamo, del CRS4. E quindi, insomma, da quella demo negli anni 90, diciamo, alla fine Rubbia si convinse, parlando con questi politici, che l'idea poteva avere un senso, e accettò di diventare presidente del CRS4. Il 30 novembre 1990, dal notaio a Cagliari, fu firmato l'atto di nascita del CRS4. Un mese dopo, da gennaio del 91, io appunto lasciai il CERN e dissi: vabbè, questa cosa è troppo challenging, è troppo interessante. Al CERN ho fatto 10 anni, tra l'altro era proprio il periodo che potevo, come dire, accettare il job permanente, ma dissi: no, non mi interessa, a questo punto mi interessa più una sfida, e vado al CRS4, tra l'altro era una posizione non permanente allora, e quindi accettai questa sfida ben volentieri, diciamo, e quindi dal 91 io ero al CRS4. Cosa abbiamo fatto in quegli anni? Memory di quello che avevamo visto al CERN col web, che dicevo era ancora abbastanza dormiente. Seguivamo quindi quello che faceva Tim Berners-Lee e il suo gruppo nello sviluppo di nuove versioni, diciamo, di questo protocollo del web. Però, come dicevo prima, era abbastanza usato soltanto da il CERN, in questo caso sì, noi lo usavamo il CRS4 e poche altre università. Nel 93, e questa è la data fondamentale, nell'estate del 93, uno studente americano, che anche lui usava questo standard, fece un browser, i famosi browser, cioè il programma con cui uno può utilizzare l'architettura del web. Abbiamo detto, no, internet e l'architettura standard, in queste cose si usano molto i concetti di strati, di layer, no? Quindi abbiamo internet, che è lo strato più basso, internet stesso, o meglio TCP/IP, il protocollo TCP/IP è fatto anche lui a strati, quindi c'è lo strato fisico, quindi i cavi oppure wireless, poi c'è lo strato più alto, poi c'è lo strato delle applicazioni, diciamo. Il web era uno strato delle applicazioni, diciamo, quindi lo strato più alto del web, però poi aveva bisogno di un altro strato ancora superiore, che era il programma che permetteva di usare questo protocollo e quindi di far vedere questi documenti con immagini e così via. Berners-Lee aveva fatto un browser, ma intanto era molto sofisticato, però girava su una macchina che ce l'aveva il CERN e pochi altri, un Next, una macchina costosissima, voglio dire. E poi il browser cosa faceva? Faccio soltanto un esempio, cioè siamo tutti abituati ormai a vedere le pagine, un quotidiano per esempio, dove ci sono immagini, testi e così via. Nella primissima versione del browser che aveva fatto Berners-Lee, quando uno aveva un documento che conteneva un'immagine, quell'immagine la apriva in una window a parte, cioè non veniva, come dire, col testo che gli scorreva attorno. Questo per dire, eppure vuol dire, per noi sembra ovvio, dice, ma perché non l'aveva fatto in quell'altro modo? Boh, perché tanto gli andava bene anche così. Uno studente americano nel 93 inventò invece un nuovo browser a NCSA, l'Università dell'Illinois. Lo studente era Mark Andresen, poi non si laureò mai, ma là è tipico negli Stati Uniti che sono studenti, poi fanno il salto e non si laureano mai, diventano imprenditori e così via. Non è sempre bello, però insomma succede. Cosa fece questo Mark Andresen? Fece un browser molto più sofisticato per Unix intanto, e quindi non aveva bisogno di quella macchina particolarmente costosa che avevano pochi, ma qualunque macchina, qualunque workstation Unix permetteva di usarlo, e soprattutto aveva alcune caratteristiche, per esempio questa delle immagini, in cui il testo scorreva attorno, insomma, cose che sembrano di dettaglio, però che, insomma, nell'informatica conta molto. Adesso, no, ci sono le app, c'è un'app che ha successo e un'app che non ha successo. Cioè, molte volte anche proprio la facilità con cui questa app può essere usata o è, come dire, comoda, bella e da usare, che ne fa il successo. No, in questo caso lui con questo browser che si chiamava Mosaic, nell'estate del 93, tutto il mondo accademico, università e così via, ebbe, come dire, un salto, e cominciarono a proliferare molto di più i siti web, che prima invece avevano appunto in pochissime università. Noi, vedendo questa cosa, al CRS4, a Cagliari, subito fummo tra i primi, in Italia non ci parve vero, voglio dire, quindi nell'agosto del 93 subito facemmo il sito del CRS4, che era il primo sito italiano, www.crs4.it. E lo mettemmo a disposizione in rete. Ultima cosa interessante da notare,
Allora non c'era Google, non c'erano altri sistemi, non c'era niente. Quindi quando c'era un nuovo sito, cosa si faceva? Si annunciava in una pagina che gestiva questa università, dove c'era Mark Andreessen, questo responsabile, diciamo, del browser, quindi nemmeno l'inventore del web al CERN, ma poi veniva ovviamente duplicata al CERN la pagina, ma l'inventore del browser, perché quello fu veramente una cosa che fece fare il salto di qualità come utilizzo. E questa pagina si chiamava What's New on Mosaic, cosa c'è di nuovo su Mosaic, della serie cosa c'è di nuovo come siti web. Io ne ho una qui sotto che poi insomma si trova in rete, c'è l'università, cioè DESI, l'istituto centro ricerca di DESI in Germania, ne ha fatto una copia, perché adesso è difficile anche trovare queste cose, ripeto, non è facile, e sto guardando per esempio che ci sono, non so, ogni 3-4 giorni arrivava una nuova parte di quella pagina, un aggiornamento con 5-6 siti. E allora noi avremmo potuto farlo ad agosto, e qui racconto una cosa interessante, diciamo ad agosto del 93, no? Ma l'abbiamo fatto a gennaio del 94. Perché l'abbiamo fatto a gennaio del 94? Cioè la gente sapeva, perché poi con altri canali di comunicazione, le news, diciamo, avevamo annunciato che c'era questo sito, quindi chi era del mestiere lo sapeva, ma non l'avevamo messo ufficialmente in questa pagina. Perché? Perché in questa pagina si diceva: il tal centro di ricerca ha aperto il suo sito web, dove oltre alle informazioni sul centro di ricerca, sull'università, hanno messo anche questo, questo e questo di altre cose, perché appunto non essendoci Google, non essendoci niente. Faccio un esempio, insomma, un'università australiana cosa metteva oltre alle informazioni di quell'università? Informazioni magari su come fare surf nelle coste, oppure la storia del surf, oppure insomma, un'università che aveva un gruppo che lavorava con un certo tipo di computer, metteva come modificare queste schede in questo computer, cioè si mettevano cose. Allora noi avevamo deciso di mettere un po' di cose, oltre a quelle del CRS4, che riguardavano sia la Sardegna e quindi la parte turistica, quindi abbiamo, come dire, scannerizzato una piccola brochure, c'era una pagina che diceva Sardegna terra di spiagge, un'altra Sardegna terra di cose da mangiare, un'altra Sardegna terra di antichità, ma è una brochure di 5 pagine, una foto e 10 righe di testo. Noi l'avevamo messa in versione HTML, no? Che era il linguaggio. Poi abbiamo fatto lo stesso con un libro col Museo Archeologico di Cagliari, dove si parlava delle tutte le cose che c'erano nel Museo di Cagliari. Tra l'altro, quando lo mettiamo in rete, qualche mese dopo, il sito web, incluso il Museo Archeologico di Cagliari, uno dei più famosi musei che era in rete era il Louvre, ma subito dopo il Louvre, come numero di accessi, c'era il Museo Archeologico di Cagliari. Ovviamente con il Louvre non potevamo competere, anche perché avevamo più persone che ci lavoravano in questa versione. Quindi il fatto che noi aspettassimo, mettemmo anche una versione online di Pinocchio, della letteratura italiana, della Divina Commedia, cioè cose che adesso ci sembrano ovvie, che le trovi in 1000 copie e così via, ma avere su internet e quindi tramite il web e quindi tramite un browser molto comodo la possibilità di leggere su un computer una Divina Commedia con gli hyperlink, quindi cliccando su una parola vedi magari la spiegazione, cliccando su quell'altra vedi l'immagine, così via. Cioè erano cose interessanti. Quindi diciamo aspettammo qualche mese. Però poi a un certo punto ci siamo detti, qui non è che possiamo aspettare troppo, perché poi dopo insomma facciamo la figura che arriviamo per ultimi. Quindi questo però ci ha fatto aspettare quei 4-5 mesi, per cui noi siamo andati in rete, primo sito a agosto del 93, ma se uno va a guardare in queste pagine l'annuncio ufficiale lo trova nel gennaio del 94. Però questo dà l'idea, il fatto, no, che non si parlasse solo in questo caso dei siti web del centro di ricerca, ovviamente si parlava anche di questo, ma anche di tante altre cose. E una cosa interessante, che poi accennerò, riguardava un ulteriore progetto che mettemmo su questo sito web. Web da allora è sinonimo di sviluppo. Quali paure fa nascere il futuro e a chi si rivolgono le speranze? Io conoscevo già l'Unione Sarda, in particolare perché ci lavorava come system manager un olandese, Reinier van Clay, che tra l'altro era venuto appena saputo dell'esistenza del CRS4, era venuto a trovarci e avevamo, diciamo, parlato e così via. Siccome si interessava anche lui come ricercatore, aveva fatto attività nel settore della computer graphics, della visualizzazione scientifica e così via,
c'era una possibilità, per esempio, che lui venisse a lavorare come ricercatore. Quindi ho detto sì, manda il curriculum e così via, però prima di mandarlo mi ricordo che mi chiese più o meno qual era il range di stipendi, diciamo, di un neoassunto come ricercatore. E disse, ah, però quando lo vedete questo range di stipendi, disse no, mi conviene stare qui da Grauso, dal mio editore che mi paga di più per il momento. Quindi però rimanemmo appunto in contatto, diciamo, magari facciamo qualche cosa assieme, vediamo. Quindi quando ci fu questo annuncio del Washington Post, io gli mandai un fax a Rainier, e gli mandai un fax proprio perché lui non aveva la mail, noi avevamo la mail, ma lui no. E quindi con questo fax, che appunto rimase abbastanza, possiamo dire, storico, nel senso che iniziò questo nuovo percorso, gli dissi, guarda, c'è il Washington Post che sta mettendo, gli mise proprio il copia e incolla, diciamo, della notizia del Washington Post, e poi gli scrissi, what about Unione Sarda on the web? Perché non proviamo noi a farlo sul web in maniera rapida e visuale, con tutte le immagini e così via? L'idea gli piacque molto, subito partimmo, mettemmo a lavorare uno studente di informatica che studiava con il Dipartimento di Informatica di Gianni Degli Antoni, che è uno dei pionieri docenti e, diciamo, guru, diciamo, di informatica a Milano, all'Università di Milano, che era dentro al comitato, purtroppo adesso è scomparso, diciamo, che era dentro al comitato scientifico del CRS4 come membro del comitato scientifico, e lui aveva uno studente che era molto brillante, ce lo segnalò, un studente pugliese, e quindi questo studente lo dice, viene adesso per alcuni mesi al CRS4 a Cagliari sostanzialmente, e ti diamo questo lavoro di tesi. Quindi oltre a non tante, due o tre persone, dei ricercatori del nostro gruppo, il CRS4, che lavoravano su questo progetto, c'era anche questo studente che ne faceva una tesi di laurea. E quindi il progetto era, dai dati dell'Unione Sarda, che Rainier come system manager tutte le notti in automatico aveva messo un programmino che via modem mandava i dati compressi, diciamo, del testo, di tutte le pagine e le immagini, allora in bianco e nero, diciamo, di tutte le pagine, e venivano mandati via modem a una velocità che adesso farebbe ridere, perché credo fosse 9600 bit al secondo, quindi cose veramente ridicole rispetto alle velocità attuali, venivano mandate al CRS4 in automatico, dicevo, dal sistema editoriale dell'Unione Sarda, oltre che mandare al sistema di stampa loro, no? Venivano mandate a noi. Noi cosa facevamo? Avevamo un altro programmino, tutto in automatico, questo succedeva credo alle 3 di notte, così 3 alle 4 di notte, non oltre, un altro programmino in automatico che questi testi e queste immagini le convertiva nel famoso linguaggio HTML. Quindi metteva le particolari, se il testo vedeva che era un titolo, metteva la keyword H1, HTML e così via. Se vedeva che era un'immagine, metteva le opportune istruzioni HTML perché quell'immagine fosse vista, come dicevamo prima, col testo che gli scorreva attorno in maniera molto bella da questo browser Mosaic. E questo qui fu diciamo le prime settimane in cui noi, quindi, ricevendo questi dati convertiti in HTML in automatico dal nostro programmino sulle macchine CRS4, sempre sulle macchine CRS4 in automatico lo mettevamo su una pagina, una sottopagina del sito web del CRS4, che avevamo chiamato appunto Unione Sarda Online. Questo perché appunto c'eravamo solo noi come siti web in Italia, quindi c'era poco da scegliere. E quindi chiunque poi si collegava dalle 4 di mattina alle 5 di mattina in poi via web, perché aveva già il web, quindi praticamente università americane o altre istituzioni che in qualche modo erano evolute ed erano già connesse, diciamo, al web, potevano vedere il giornale. Mi ricordo che alcuni dei messaggi che ti mandarono, li abbiamo ottenuti, alcuni di questi messaggi sono interessanti, magari poi li raccogliamo un po' meglio, visto che tra qualche mese, quest'anno, dovremmo fare in ritardo di un anno una festeggiare, diciamo, il trentennale della nascita appunto del CRS4, dicevo 30 novembre 90, quindi sarebbe stato il 30 novembre dell'anno scorso, ma lo faremo quest'anno, credo, attorno all'estate. E quindi raccoglieremo probabilmente anche un po' meglio
queste feedback, diciamo, e quindi c'erano alcuni persone che ci rispondevano via mail, perché avevano la mail o da università americane o da altre strutture, e che erano contentissimi di leggere questo quotidiano. Tutto questo i primi mesi del 94 all'insaputa dell'editore, perché lo stavamo ancora, come dire, sperimentando, insomma, mettendo sempre, migliorando e così via, diciamo, prima di presentarlo, diciamo, adesso lo vogliamo far funzionare molto meglio. Alcuni messaggi, ripeto, sono molto interessanti. C'è un messaggio di uno studente, credo anche sardo, da Yale, dall'Università di Yale, che dice: no, non ci posso credere, non crede ai miei occhi, l'Unione Sarda sul web, avrei mai pensato, magari il Corriere della Sera, Repubblica, ma l'Unione Sarda, non dice, bellissimo, bravissimo, e così via. Un altro era la missione italiana del CNR in Antartide, e loro come CNR avevano accesso a internet e quindi anche al web, anche loro con velocità bassissime, perché in Antartide chiaramente via satellite, insomma, però erano estasiati, perché loro potevano vedere dall'Antartide, che non si sarebbero mai aspettati, un quotidiano in versione italiano, perché poi c'era l'Unione Sarda, aveva anche le notizie sull'Italia e sul resto del mondo, comunque era un quotidiano a tutti gli effetti, e quindi erano estasiati, anche loro ci mandavano messaggi di felicitazioni, poi suggerimenti, tante cose e così via. E a un certo punto noi diciamo: vabbè, adesso insomma, la cosa comincia già a funzionare, lo presentiamo all'editore. Come CRS4? Il CRS4 è un centro di ricerca che all'inizio chiaramente aveva tutto il fabbisogno finanziario dalla regione Sardegna, chiaramente, poi a partire da 1, 2, 3 anni dopo e così via, man mano che cominciavamo a fare noi i nostri progetti di ricerca cofinanziati, tipicamente progetti europei, progetti nazionali, MIUR e così via, chiaramente una quota ce la, come dire, guadagnavamo. Qualche impresa anche privata, l'ENI è una delle imprese con cui più abbiamo collaborato, e quindi diciamo, contribuivamo a sostenere, diciamo, economicamente il CRS4, fino ad arrivare a un valore intermedio più o meno attuale negli ultimi anni e così via, che circa metà più o meno, insomma, e questo è un valore più che dignitoso in centri di ricerca, diciamo, che fanno attività veramente di ricerca, non centro di ricerca di un'industria specifica, qualche cosa, ma un centro di ricerca pubblico. Quindi, e quindi io già allora dicevo: beh, adesso lo presentiamo all'editore, a Niki Grauso, e vediamo, magari ci finanzia un piccolo progettino per farne una versione migliore, così via. Quindi anche noi ci autososteniamo grazie a questo progettino, ma basta, finita lì. Diciamo, sì, la cosa interessante, avevamo fatto anche un paper che avevamo presentato a una conferenza, l'avevamo presentata alla conferenza World Web Mondiale, quindi però rimaneva, come dire, una cosa nell'ambito della ricerca, e sì, questo imprenditore che eventualmente potrà finanziare un progetto, io credo che allora pensasse qualcosa di, bah, sì, forse un progettino da 100 milioni, 150 milioni di lire, insomma, così, perché più o meno come attività da fare. E quindi chiamammo, era circa, mi pare, luglio, forse 94, chiamiamo l'editore, quindi era Reinier van Clay, l'olandese, diciamo, disse al suo editore Grauso: vieni a CRS4, via Sauro, ti facciamo vedere una cosa che tu non hai ancora visto, poi vediamo se ti interessa. E quindi gli facciamo vedere sostanzialmente quello che vedevano tutte queste altre persone che ci mandavano le mail e così via, entusiasti di poter navigare su un giornale. E Grauso, mi ricordo che in questa demo, che il ricercatore, no, deve sempre ogni tanto fare demo, questo è importante, cioè se lui fa una ricerca e non mostra anche cose preliminari di quello che sta facendo, poi rimane una cosa chiusa o pubblica, e vabbè, pubblica se è una cosa altamente, come dire, di interesse scientifico, ma se c'è un interesse anche, come dire, più generale, quindi dove è possibile collegamento con la società, con gli imprenditori e così via, più che pubblicare, diciamo, lì in quel caso conviene, diciamo, avere subito un coinvolgimento diretto con un potenziale, dire, con lo step successivo, quindi l'imprenditore piuttosto che l'accordata di imprenditori che di questa, come dire, scoperta, di questa invenzione, di questa ricerca ne fa una versione poi commerciale. Quindi lo chiamiamo, lui guardava, gli faceva vedere le cose, vedi, qui si può navigare sul giornale, fai questo, tra l'altro, piccola parentesi, il giornale aveva caratteristiche molto interessanti per quell'epoca, tra l'altro sono descritte anche bene in un libro con un'intervista che mi fece il giornalista Bettini, diciamo, spiega molto bene queste cose. Noi, proprio per il fatto che allora
non esisteva Google, non esistevano altri modi. I primi anni addirittura non c'era neanche Yahoo, c'era un search di Yahoo o Altavista, così, non c'era niente proprio. Quindi uno doveva, o sai dove cercare le cose, quindi per esempio se tu ti interessa il surf e per qualche ragione sai che l'università dell'università, che ne so, di Sydney ha messo nel suo sito web anche informazioni sul surf, se lo sai bene, se non lo sai t'attacchi, voglio dire. Quindi noi che cosa avevamo fatto? Avevamo fatto proprio per aiutare gli utenti a non soltanto leggere il giornale, ma a navigare, no? Si diceva prima navigare in rete, fare surf e così via. Avevamo messo un automatismo per cui alcune parole chiave, che noi ritenevamo parole chiave, di cui noi conoscevamo esistere sul web, una pagina particolarmente esplicativa, facevo l'esempio del surf, se sapevamo che l'università di Sydney, col nome esatto, quindi l'indirizzo esatto, www.sydney.edu/surf.html, cioè una cosa, il nome esatto era una pagina dedicata al surf, noi in automatico, questo programmino che generava l'HTML, linkava nell'articolo del giornale dell'Unione Sarda, dove si parlava di surf in generale, perché era un articolo che parlava di qualunque cosa, però c'era una parola surf, lui in automatico quella parola la rendeva un hyperlink, quindi la rendeva cliccabile col fatto che cliccando andava a quel sito che noi sapevamo esistere, ma la gente che leggeva i giornali non lo sapeva. Per esempio, quando c'era la parola, non so, Antartide, andava a un altro sito, credo, anche qui mi pare, non so, della Nuova Zelanda, dell'Australia e così via, dove parlava dell'Antartide da un punto di vista appunto geografico e così via. L'editore che vede questa demo, io pensavo, vediamo se riusciamo a convincerlo di finanziare un piccolo progettino al CRS4. Mi sembra di non ricordare male, ma mi pare che quasi mai fece domande durante la demo. Poi, finita la demo, mezz'oretta, un'oretta e così via, se ne andò, ci salutiamo e via. Oh beh, dico, vediamo. Il giorno dopo chiamo Rainier e dico: ascolta, ma beh, allora mi è piaciuto, non è piaciuta? E Rainier mi dice: ah, ascolta, si è chiuso in suo ufficio, non lo so, non lo sentiamo, è tutto chiuso, lì sta pensando, non so. Insomma, praticamente, per farla breve, noi avevamo centro di ricerca, avevamo pensato a una cosa, quindi un giornale online, e nel caso specifico con l'editore, far finanziare un progettino di ricerca per migliorare questo giornale online. Lui, l'imprenditore, che senza esagerare si può dire veramente, come dire, che pensava in maniera illuminata il futuro, già il giornale lo vedeva come una cosa, lui già aveva pensato nella sua testa il fatto che non c'era solo un giornale che poteva utilizzare il web, ma tante altre cose, quindi tutta una serie di servizi, di prodotti che potevano essere veicolati sul web, che lui aveva visto lì per la prima volta, immaginò che potevano essere messi sul web. Però disse: in Italia non c'è nessuno, o comunque c'erano pochi i cosiddetti ISP, gli Internet Service Provider, no? Cioè i fornitori di rete internet, quindi tu facevi un contratto con questi, avevi l'accesso in casa a internet e quindi direttamente anche al web. Erano però piccoli, diciamo, erano società molto piccole, diciamo, molto su scala locale. E quindi lui pensò da subito, vedendo il giornale online, disse: no, ma qui facciamo partire un giornale online in maniera molto più, diciamo, ampia, e soprattutto facciamo partire, non lo annunciò in quel momento, lo annunciò qualche mese dopo, quella che diventò poi Video Online, cioè un internet provider, un accesso alla rete. E poi Video Online non era soltanto l'accesso, perché c'era tutto il discorso di traduzioni, c'era tutto il discorso di contenuti che andavano preparati, perché ripeto, allora i contenuti esistevano, quelli che esistevano, ma non c'era un lavoro di preparazione, di messa redazionale, diciamo, no? Quindi questo fu praticamente la partenza, diciamo, di come il web
veicolato in Sardegna, fece scoccare una scintilla in un imprenditore che da lì fece nascere Video Online. E Video Online, la cosa interessante è che aveva una modalità franchising, un po' aveva anche partner in tutta Europa e non solo in Europa. In Cecoslovacchia il partner che Graus aveva era Renato Soru. Anche lui parimenti intelligente, parimenti diciamo col DNA da imprenditore che si stava aprendo un futuro. Quindi Video Online sappiamo che poi è finita perché era troppo, se vogliamo, prematura, nel senso proprio a livello di investimenti che servivano allora per farla partire come aveva in mente Graus. D'altronde lui diceva: o la faccio partire un livello così alto oppure è inutile che sto a fare l'ennesimo internet provider piccolino locale. Però per fare questa cosa servivano investimenti molto grossi che pur avendone Graus alle spalle larghe, insomma, spese molti soldi e così via. E la cosa funzionò meglio invece dopo, l'eredità che in qualche modo possiamo dire di Graus prese Soru, perché poi continuò un percorso anche in termini di persone. Io ho dei ricercatori del CRS4 che appena Graus fece partire l'Unione Sarda Online, Video Online e così via, subito lui assunse, quindi il discorso no, che dicevo prima, erano pagati di più e poi soprattutto anche lì, cioè, avevano una prospettiva anche di innovativa molto interessante, non li biasimo. E lo stesso fece Soru, diciamo, a seguito, diciamo, di Graus, quando Graus dovette vendere a Telecom, come dire. Quindi Soru fece partire Tiscali, e quindi ci può essere, volendo vedere, c'è esattamente un fil rouge che collega un po' tutte queste cose. E con la partenza di Tiscali, tutti sappiamo, insomma, la Sardegna era nelle prime pagine dei giornali, quindi Tiscali a un certo punto valeva più della Fiat e così via. Com'è cambiata la Sardegna da allora e quale merito hanno avuto quelle intuizioni del passato nel cambiamento che si protrae fino a oggi? Oggi, diciamo, cosa c'è negli anni, cosa si è verificato? Che comunque questo humus, questa situazione fertile ha fatto sì che oltre a partire, a far partire queste cose di imprenditori, ha fatto partire anche tutta una serie di altri imprenditori, magari più piccoli alcuni, altri che adesso invece non sono per niente piccoli, aziende, che in qualche modo avevano assorbito, avevano collaborato, avevano di questa situazione. Quindi c'era un ambiente veramente adatto all'innovazione tecnologica collegata a internet, per cui ci fu, insomma, qualche anno fa, mi ricordo 5-6 anni fa, ci fu una statistica dell'Università Bocconi o di un report, adesso non mi ricordo quale, comunque che analizzava la densità di startup innovative in Italia nelle varie regioni, e sto parlando appunto del 2015 era circa, e dicevano insomma le startup innovative nelle varie regioni sono molto differenziate in Italia. Per esempio le regioni del nord sono molto positive da questo punto di vista. Le regioni del centro e soprattutto del sud sono molto messe male come innovazione. Però poi annotava, proprio interessante questo rapporto che analizzava la situazione delle regioni, diceva: tranne c'è una mosca bianca, c'è una strana eccezione che è la Sardegna, dove è effettivamente, a parte la Val d'Aosta, però sono quelle regioni così piccole dove non puoi neanche fare statistica ai due abitanti, quindi non è statistica. Ma tra le regioni, tolta la Val d'Aosta, la Sardegna era ancora più, come alta densità, messa meglio delle altre regioni del nord Italia. E però l'articolo subito diceva: però sappiamo anche perché qui storicamente sono nate alcune cose, a partire da CRS4, a partire da Video Online, da Tiscali e così via, e quindi c'è veramente questo humus, queste aziende che si sono sviluppate davvero, diciamo, ne hanno fatto una regione, voglio dire, altamente, diciamo, qualificata e al passo coi tempi. Se la Sardegna è una località di frontiera che guida l'avanguardia, come sarà la terra del futuro? Allora, volendo pensare a quello che può essere una Sardegna del futuro, che poi si dice sempre: no, il futuro non è che lo devi predire, lo devi, no, si dice così, lo devi aiutare a realizzarsi. Però è difficile adesso predire il futuro in questo settore della tecnologia, perché veramente, come sappiamo, insomma, la tecnologia negli ultimi decenni, ma ancora di più negli ultimi anni, fa passi sempre di più esponenziali. Una parola che è molto di moda purtroppo ultimamente, questa parola esponenziale. Quindi, però è vero,
cose che anche solo 5 anni fa si pensava molto più lontane, si sono realizzate adesso. Un esempio per tutti, diciamo, la velocità con cui si sono affermate diciamo, i risultati, diciamo, grazie a algoritmi di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una cosa molto vecchia che risale, insomma, a tanti anni fa, voglio dire, però soltanto negli ultimissimi anni, negli ultimissimi 5-6 anni così via, e ancora di più negli ultimi 3-4 anni, ci sono state una serie di cause che hanno fatto sì che si fossero a disposizione sia dell'hardware grafico per girare questi programmi, che sono sostanzialmente gli hardware sempre più sofisticati delle schede grafiche, perché molti algoritmi di intelligenza artificiale gestiscono immagini, quindi così come serve una CPU molto veloce, una scheda grafica molto veloce per gestire videogiochi sempre più realistici, anche per gestire, diciamo, l'analisi di un'immagine, diciamo, si possono usare questi CPU. E poi anche l'evoluzione, diciamo, degli algoritmi, dei software, diciamo. Ci sono adesso ormai casi, l'intelligenza artificiale si applica ormai a qualunque settore, diciamo, casi applicati alla medicina. La medicina è diventata, qualche anno fa si parlava, no? Piccola parentesi, diciamo, siamo partiti da internet, poi abbiamo detto che c'è stato il web. Poi abbiamo detto che dopo il web, cioè non l'abbiamo detto, diciamo adesso, che il web ha permesso l'evoluzione del web delle persone, quindi social network, e poi sappiamo il web delle cose, no? L'internet of things, l'internet delle cose. In questo settore dell'internet delle cose sempre di più prende piede il cosiddetto web dell'internet delle cose mediche, internet of medical things, cioè sempre di più abbiamo dei sensori. Qui per esempio ho questo che è un orologino da 30 euro che misura di tutto, pressione, battiti e così via, senza essere quelli più sofisticati, più costosi dell'Apple. Questo è un altro affare che costa un po' di più, diciamo, però è elettrocardiogramma, permette di fare elettrocardiogrammi a 6 derivazioni. Gli orologini classici lo fanno a 1 derivazione, questo 6 derivazioni, che praticamente quasi quelli a 12 derivazioni che hanno gli studi medici. E sono cose che costano pochissimo e che sempre di più siamo circondati di queste cose e abbiamo dati che ci servono, voglio dire, per monitorare informazioni che, date in pasto algoritmi di intelligenza artificiale, ci aiutano a predire possibili problemi. Quindi questo è un esempio di come l'evoluzione, diciamo, va sempre così veloce. Io credo che sia molto importante avere anche un posto, e perché no, la Sardegna potrebbe essere bello, potrebbe essere il posto giusto dove farlo, dove, vuol dire, tu crei anche delle strutture sulla falsa riga di una città della scienza, ma realmente una città della scienza, cioè un qualche cosa dove tu entri, non una sala, proprio un posto molto più ampio. Stanno facendo cose adesso in giro per il mondo, non le sto qui a citare, molto grosse, voglio dire, dove qualcuno entra e qualcuno prova le cose che si possono fare adesso, magari guidato, prova le cose che si potranno fare fra 3 anni, perché volendo in laboratorio posso già mettere a disposizione di qualcuno un oggetto che fra 3 anni lui userà. Quindi lui, come dire, si abitua già a vedere che cosa ti permette di fare la tecnologia, che invoglia gli studenti a occuparsi di queste materie scientifiche. L'importanza, si dice STEM, adesso si dice anche STEAM, con la scienza, tecnologia, engineering, ingegneria, arte, anche la di arte e matematica. Quindi l'importanza di queste discipline scientifiche, arte sta per anche, quindi, tutte le discipline della humanitas, vuol dire, quindi le discipline letterarie. Quindi l'importante è che i giovani capiscono che queste cose vanno studiate, che portano a un futuro, diciamo, non vanno sottovalutate, vanno capite, perché se uno le studia bene poi non si fa fregare, appunto, da, non dico dai virus, però insomma non si fa fregare dalle fake news, insomma. E quindi questa attività, diciamo, se la mettiamo in un posto molto bello da visitare come la Sardegna, che chiaramente a livello di politici loro dicono la Sardegna è un posto naturalistico bello, e poi ci potremo giocare anche sul fatto che si sta bene, si mangia bene, l'isola dei centenari, quindi tutte cose verissime, valgono. Se in più gli aggiungiamo anche poi un posto dove puoi vedere
perché hai magari delle strutture aperte al pubblico, ma non dico un centro di ricerca, è proprio una struttura ad hoc fatta apposta e così via, che vive sulle sue gambe, che per farla collaborano i centri di ricerca, università, ma anche a livello nazionale, non solo sardo, dove tu entri in questi posti, sperimenti cose, vedi, impari, anche divertendoti, perché queste cose, se non ti diverti e non lo fai con, appunto, giocando anche, non le capisci bene, e quindi unisci la bellezza del territorio della Sardegna, unisci la qualità della vita e così via, anche a livello scientifico, tecnologico, e di vedere quello che sarà il futuro, ma senza dover appunto andare dentro l'aula dell'università, che quella rimane, o del centro di ricerca, ma andando in una struttura che proprio ti accompagna, e quindi tu hai tutto lì praticamente, perché hai il passato, vedi i nuraghi, ma vedi anche il nuraghi del futuro. Quindi questa mi sembra l'ideale come Sardegna del futuro.